invitato a trovarci il nostro vegan master chef preferito, Davide Maffioli. Ciao Davide! Ciao ragazze! Vi piacciono i dolci? Sì! Quanto? Tanto! Tanto! Allora adesso facciamo un dolce. Ci dici gli ingredienti? Certamente! Per preparare i muffin al limone abbiamo bisogno di, naturalmente, succo di limone, amido di mais, zucchero, lievito per dolci, scorza del limone, proteine delle patate gialle e rosse, un pizzico di sale, naturalmente, e poi qui ho già preparato un premix con dentro olio, acqua e latte di soia. Ok, perfetto, iniziamo! Bene, allora, intanto, come prima cosa, io do il compito a qualcuna, in questo caso, di mettere. Allora, io metto un goccino d'olio dentro qui. Bea, lo fai tu? Ok. Allora, compito importantissimo. Pennellino. Col pennellino spennelli tutti gli stampi, ok? Devono essere tutti un pochino unti, va bene? Bene, bene, tutto intorno. Bravissima. Perfetto. Allora, adesso... Allora, noi mettiamo lo stesso l'olio negli stampi di silicone perché serve per far crescere meglio il nostro muffin, ok? Così viene più alto. Adesso cosa facciamo? Iniziamo come prima cosa a mischiare tutti gli ingredienti solidi qui dentro. I solidi che cosa sono? La farina, le proteine, l'amido, ok? Quindi intanto se vuoi aggiungere l'amido dentro qui. Perfetto. Il lievito. Lo zucchero. E anche un pizzico di sale. Fantastico. Adesso dobbiamo grattugiare la scorza del limone, che sarà una delle cose che dà più aroma poi all'interno del nostro muffin. Quindi il consiglio con questo tipo di grattugie è grattugiare al contrario, quindi tieni il limone sotto e grattugi sopra e vedi che rimane qui tutta la scorza. Vai, tutto il limone. Ora prendi la grattugia, la giri sotto sopra e facciamo cadere tutto qui dentro. Ma che cosa serve il limone? A dare un bel profumo agrumato. Ok, perfetto. Adesso cosa facciamo? Vado a mischiare tutte le polveri, quindi tutte le parti solide, in modo che misceliamo tutto perfettamente. E intanto ti do un compito importante, allora versi qui all'interno sia questo che questo, quindi il succo di limone e il mix di latte di soia, acqua e olio. Tutto? Tutto insieme. Perfetto, vai col limone. Ok, adesso giro. Giriamo bene in modo da non avere grumi e avere l'impasto perfettamente omogeneo, ok? E poi adesso ti faccio fare una cosa bellissima. Adesso utilizziamo questo che è uno spallinatore per andare a mettere la quantità perfetta all'interno del nostro stampo. Guarda, ti faccio vedere, te ne faccio uno. Prendi tutto, ti avvicini, ti metti sopra e fai cadere dentro. E abbiamo già la dose perfetta. Vai! Ok, adesso cosa facciamo? Andiamo giusto a togliere un pochino di macchietta in giro, perché sennò poi si bruciano nel forno. Togliamo le sbavature. Hai assaggiato? No. Ah. Ok, adesso andiamo a infornare con forno ventilato a 170 gradi per circa 25-30 minuti, poi va un po' in base ai forni. Ok, adesso accendiamo il forno, mettiamo dentro. Eccoci qua, passati 25 minuti, così sono i nostri muffin. Adesso tocco finale, un pochino di zucchero a velo, vai tu, un po' forte, così facciamo cadere tanto bello zucchero a velo. Ok, e adesso andiamo a metterli nel piatto, così se arriva qualche compagno di classe glieli facciamo assaggiare.
poi volendo, qui ho anche un pochino di salsa d'accompagnamento, se non voleste può mettere magari in questo caso un pochino di marmellata e frutti rossi. In questo modo possiamo accompagnare i nostri muffin. Perfetto, i nostri muffin sono pronti. Basta assaggiarlo. Assolutamente sì, devi. Buonissimo. Grazie Davide di averci fatto questo dolce che rispetta gli animali. E ci vediamo domenica prossima. E ora mandiamo in onda questo servizio molto interessante.